che equazione direste che come si muove l'acqua all'interno dei suoli? Beh, dovete considerare ovviamente le equazioni del moto. Le equazioni del moto dell'acqua nei suoli sono condensabili in una legge che si chiama legge di Darcy, nel caso Saturno, e la legge di Buckingham, nel caso non Saturno. Darcy, che è un francese, ha scritto un trattato nel 1856 che si chiamava Sulle fontane di Digione. Era un bravissimo ingegnere e si curava del fatto di costruire meglio le pedoni della sua città. In questo trattato molto grande, alcune pagine, le pagine finali, sono dedicate ad un esperimento che egli condusse, cioè preso una colonna, questa è la ricostruzione, preso una colonna di questo tipo qua, di metallo, di una certa altezza L, mise due manometri che misuravano la pressione, uno in alto e uno in basso, e che cosa fece? Riempì la colonna di acqua, poi ad un certo momento aprì il rubinetto e naturalmente aveva un sistema per fornire l'acqua con continuità in superficie e andò a misurare le differenze manometriche nei due manometri posti ad altezza differenziata. Siamo nel caso Saturo. Allora che cosa fa Darcy tradotto in termini moderni? Va a misurare la Q, che noi chiamiamo la portata, e osserva, e questa è una riproduzione delle serie di misure che fa Darcy, in cui abbiamo la portata in litri per minuto, e qui è chiamato il dropping head, cioè la differenza di carico tra i due manometri misurati alle altezze H1 e H2. E allora lui vide che la portata era proporzionale alla sezione bagnata della colonna, cioè se uso una colonna più grande e la saturo tutta, la portata varia linearmente con la sezione della colonna. Inversamente alla lunghezza della colonna, quella L che vedete in alto a sinistra, è direttamente proporzionale alla differenza H2 ed H1. Allora, intanto quello che noi possiamo fare è considerare la portata diviso la sezione bagnata. E quella, la sezione, la portata diviso la sezione non è altro che un flusso. È la costante di proporzionalità di questo flusso, cioè siccome c'è una proporzionalità mettiamo una costante K di proporzionalità, che vediamo già subito qua che proprio costante non è, nel senso che in ogni esperimento è una costante perché i dati stanno su una retta, ma in esperimenti diversi stanno su rette diverse, quindi questa è una costante un po' particolare. Poi H2 diviso H1 è la differenza di altezze manometriche misurate nei due manometri posti ad altezze diverse. Diviso L che cos'è? Ma questa non è altro che la rappresentazione lineare di quello che noi siamo abituati a chiamare gradiente del carico idraulico dH su dZ. Quindi il nostro flusso alla fine è, e qui abbiamo indicato G2, più uguale a questa costante K che noi chiameremo conducibilità idraulica per il gradiente del carico, la legge di Darcy. Subito pochi anni dopo l'enunciazione di questi risultati da parte di Darcy, tutti cominciano a chiamare questa legge la legge di Darcy. E ancora voi la conoscete come legge di Darcy, l'avete studiata anche a meccanica dei fluidi e quindi vi dovrebbe essere già nota. Eh,
questa slide serve semplicemente per spiegare una cosa che sapete già, e cioè che qual è il significato della differenza tra le pressioni H2 e H1 tra i due manometri che sono stati misurati. Beh, alla base della colonna la pressione che viene misurata, pressione proprio in termini, è rho doppio G per H meno Z, dove Z è l'altezza della, qui è posta la base della colonna. Quindi invertendo le cose abbiamo che H non è altro che uguale che a Z, e qui riconoscete il carico il carico dovuto alla gravità, più P diviso rho G, P su gamma. Sono due termini del binomio che voi conoscete, essere il binomio di Bernoulli, e che rappresentano quindi una cosa nota, cioè il carico idraulico, altro in questo caso non è che la somma dei primi due termini, o di questi due termini, se volete, del trinomio di Bernoulli, ma manca il termine cinetico. L'osservazione possiamo fare che quindi che nell'esperimento di Darcy la variazione con la lunghezza della componente cinetica dell'energia è trascurabile. In effetti il mezzo che cosa fa? L'acqua che fluisce all'interno del mezzo poroso dissipa tutto il carico e non aumenta, non accelera. È il moto che l'acqua ha, si chiama un moto di tipo stocchesiano. Si potrebbe partire dalle equazioni complete del moto dell'acqua, che sapete quali sono. Se noi prendiamo F uguale a ma, ci siamo, no? La forza è uguale alla massa per l'accelerazione. Se noi abbiamo un fluido che si muove, F uguale a ma, sappiamo che è un'equazione differenziale, giusto? Se la portiamo in un fluido, qual è FMA, come si traduce? Beh, si traduce un'equazione che secondo me almeno di nome dovete conoscere, che si chiama di Navier-Stokes. Adesso vedete, quella non è altro che la traduzione dell'equazione di Newton, avendo fatto un'assunzione su come avviene la trasmissione in realtà dell'attrito fra le particelle di fluido che si muovono, cioè si dice che il fluido è newtoniano in questo caso. Beh, quando l'acqua quindi all'interno della colonna si dovrà muovere con l'equazione di Navier-Stokes, ma la parte di accelerazione viene completamente annullata dalla dissipazione del moto attraverso i granuli. Questa è un po' la spiegazione del fatto, quindi e qua non si vede più. Poi naturalmente noi vediamo il moto in forma integrata, non andiamo a seguire il moto nei singoli meati, nei singoli tubicini di flusso, ma lo vediamo in forma integrata su tutta la colonna. Questa è l'altra questione. E il tipo di moto che normalmente voi avreste quando, cioè in questo tipo di situazione, è un moto di tipo laminare. Il moto è laminare o è turbolento. In questo caso i pori sono piccoli, tutta l'energia viene dissipata, il moto non è mai turbolento. Anche però in generale non varia nemmeno nel tempo, se non nella fase transiente iniziale, se non per effetto della variazione della forzante. Questa costante K, la conducibilità idraulica, non è propriamente una costante. Intanto che fosse costante, abbiamo visto che dipendeva nell'esperimento di Darcy dal tipo di colonna che prendeva, magari anche dal tipo di sabbia che si metteva dentro. Poi negli anni seguenti,
ricercatori cominciarono a fare esperimenti con le colonne inclinate, messe in certe direzioni, e hanno visto che la K non è in generale uno scalare, ma è per esempio un vettore, può avere delle componenti in varie direzioni. Questo è tanto più vero quando si considerano dei mezzi porosi e complessi, come possono essere per esempio uno strato roccioso che ha per esempio delle fratture in certe direzioni. Quindi K perlomeno è un vettore. In realtà si può vedere che è addirittura una cosa più complicata, è un tensore, ha quindi simmetrico, 6 componenti. E va bene. Il rapporto fra il carico che noi mettiamo e il flusso che noi otteniamo è o non è sempre lineare all'interno dei suoli? La risposta è che è lineare in un certo range di intervalli, in un certo range di gradienti. C'è un limite inferiore. Se il gradiente è troppo piccolo, praticamente l'acqua non si muove. E vabbè, questo uno può dire, questo qua è così piccolo, questo limite, che io lo posso anche trascurare. Quindi la relazione non sarebbe propriamente del tipo che avete visto prima, ma questa parte qua è piccola. In realtà c'è anche un limite, dovete capire che c'è anche un limite superiore, questo si rivela per esempio facilmente nelle sabbie. Se voi imprimete un carico idraulico molto grande ad un mezzo poroso, oltre un certo carico, la struttura del mezzo poroso si deforma o si rompe del tutto. E vi sono per esempio fenomeni che sono tipo l'ebollizione delle sabbie sotto un certo carico idraulico. Quindi questa legge vale fino a che la struttura del mezzo poroso non viene alterata dal carico che vi ha applicato. Quindi c'è anche un limite superiore. Questo in alcune applicazioni, in alcune situazioni va tenuto opportunamente in conto. La conducibilità idraulica è una roba ancora più complicata di così. Perché? Perché adesso che dimensioni ha la conducibilità idraulica? Allora, nel flusso, il flusso è una portata per unità di area. La portata è in metri cubi al secondo per unità di area, in metri al secondo. Quindi il flusso ha le dimensioni di una velocità. Ok. DH, H è un carico idraulico, lo vedete meglio dall'equazione in fondo, ha le dimensioni di una lunghezza. Questa non è altra che un'energia per unità di volume in realtà, ma in idraulica si è sempre, fin dai tempi, fin dal 1600, quando si è cominciato a studiare queste cose qua, per alcune ragioni anche ovvie alla fine, si è rappresentata l'energia in unità di lunghezza, dividendo per W G. P qua, questa pressione, in realtà è un termine di energia. ρG è, dividendo tutto per ρG, trasformo questo termine di energia dalla grandezza appropriata di energia ad energia per unità di volume. Però, e questa è espressa in metri. Allora, dH su dz è il gradiente di una grandezza espressa in metri. Il gradiente di una grandezza espressa in metri è adimensionale. E quindi, se dH su dz è adimensionale, K deve avere le stesse dimensioni del flusso, cioè una velocità, metri al secondo. Allora torniamo qua. Cioè metri al secondo, la velocità, improvvisamente abbiamo rimescolato tutte le carte qua del nostro sistema e abbiamo
che il moto, la forza, cioè questa, il flusso qui è una rappresentazione della F uguale MA, seconda legge della dinamica. Però l'abbiamo ridotta in un modo, poveretta, che sembra una caratteristica cinematica, cioè dipende solo dalla velocità. In realtà non è esattamente così. La stessa K possiamo pensare che dipenda poi da due cose, dalle proprietà del fluido e dalle proprietà del mezzo. E ci possiamo chiedere se possiamo separare queste due proprietà. Beh, le proprietà meccaniche del fluido da cosa possono dipendere? Beh, se noi pensiamo quali sono gli elementi che entrano nel moto di un fluido, sono la viscosità e la densità. In particolare qui abbiamo la viscosità cinematica che di solito si indica con V e che ha le dimensioni di una lunghezza al quadrato per un tempo da meno 1, mentre la densità del fluido è la massa diviso un volume. Cioè il rapporto fra densità e viscosità cinematica, che si chiama viscosità dinamica, ed è nu. Queste sono le proprietà, gli elementi, le grandezze che vanno a caratterizzare il fluido. Se volete, da un punto di vista termodinamico, c'è il sole alto, temperatura, pressione e così via, ma queste non entrano, cioè sono un'altra cosa. Le caratteristiche geometriche del mezzo sono caratterizzate dalla dimensione dei grani di cui abbiamo parlato prima con estrema, mi sono anche dilungato, insomma, parlando delle dimensioni dei grani, anche se in realtà quello che ci interesserebbe sarebbe la struttura dei pori, non la struttura dei grani. Ci potrebbe essere anche un fattore adimensionale che ha a che fare, non è propriamente legata alla struttura dei grani, questa cosa, ci sarà un qualche fattore di proporzionalità che può contare. Allora, se noi pensiamo che K, abbiamo detto metri al secondo, una velocità, come possiamo combinare quegli 5 elementi che abbiamo, o meglio 4 elementi che abbiamo in questa descrizione: densità, viscosità, dimensione dei grani, coefficiente dimensionale, per ottenere una velocità? Beh, possiamo prendere n di ad un certo esponente a, v ad un certo esponente b. N naturalmente non conta in questa cosa perché essendo dimensionale, no? E dobbiamo ottenere una velocità. Eguagliando gli esponenti, quello che otteniamo è k potrebbe essere espresso da un certo esponente a dimensionale n, un certo fattore che dipende dalla geometria dei pori, quindi dalla una lunghezza al quadrato, e la viscosità dinamica alla meno 1. Il fattore n di al quadrato si ingloba in un unico termine, che viene di solito definito in questo contesto permeabilità intrinseca del mezzo. Ha la dimensione di una lunghezza al quadrato e dipende solo dalle caratteristiche del mezzo. In altre parole, se noi prendiamo la sabbia, una colonna di sabbia, questa ha una sua permeabilità intrinseca. Dentro questa sabbia noi possiamo far scorrere dell'acqua, per esempio a temperature diverse. La viscosità dell'acqua tra 20 gradi e 5 gradi varia di 2 volte. Quindi se possiamo passare dell'acqua a 5 gradi, possiamo passare dell'acqua a 20 gradi, nu varia e la conducibilità idraulica del mezzo varia.
realtà questo ve l'ho già detto prima. Sopra vi ho scritto la legge delle equazioni di Navier-Stokes. Ρ V è la densità dell'acqua. Dv su dt è il dv su dt è la variazione di velocità, questo è il termine quadratico delle velocità e questo è uguale al gradiente delle pressioni per un certo gradiente di questo tensore degli sforzi più tutte le forze esterne che sono applicate, che in questo caso sono la forza di gravità. Nei flussi di da sì, di tutto questo termine qua, rimane solo questo, in cui questa è la permeabilità intrinseca, questa è la viscosità dinamica, che qui ho chiamato eta, ma ogni tanto spesso mi cambio i termini delle... Dunque, c'è l'esperimento di Darcy che funziona così, io vi ho chiarito, meglio, vi ho complicato la visione sul fatto che la conducibilità idraulica, un elemento che ha le dimensioni di una velocità, anche se i colleghi geotecnici a volte lo chiamano permeabilità, secondo me non correttamente, può essere visto, cioè è una cosa estremamente complessa, in particolare dipende dal mezzo, dipende dalle proprietà del fluido. Poi può essere anche essere un vettore, cioè dipende dall'orientazione in cui avviene il flusso rispetto al magari strutture preferenziali che compaiono nel mezzo che, attraverso il quale il flusso avviene. Questa legge, che è stata ottenuta per la prima volta da Darcy, per i mezzi saturi, si può ottenere anche dalla legge di Navier-Stokes, attraverso alcune semplificazioni, di cui l'ultimo lavoro, per esempio, si può trovare questo Narsiglio del 2009, in cui si ricava tutto quanto. Il flusso all'interno dei pori è questo qua, che voi conoscete già la meccanica dei fluidi, e segue la legge di Poiseuille, che qui è espressa in questo modo: questo è il diametro dei pori, questo è il peso specifico dell'acqua, questa è la viscosità, questo è il carico idraulico. E va bene, integrando quella legge si può ottenere la legge di Darcy. Questa legge, che vale per i mezzi saturi, vale anche per i mezzi insaturi? La possiamo estendere anche per i mezzi insaturi? Perché in più dei conti non interessa molto anche questa situazione qua. Il ragionamento che io vi faccio è il seguente. Intanto, quali sono? Il fluido è qualcosa che è soggetto alla termodinamica. Quindi ciò che muove un fluido sono delle forze generalizzate. Cosa sono queste forze generalizzate? Sono dei gradienti di pressione, dei gradienti di temperatura, per esempio. Ci sono dei gradienti di forza esterna, in questo caso noi consideriamo una sola forza esterna, che è la gravità. Ci sarebbero anche degli altri gradienti, per esempio dei gradienti di potenziale chimico. E i gradienti di potenziale chimico spiegano per esempio i moti che avvengono tra... non abbiamo ancora parlato di potenziale chimico, però diciamo che i materiali posseggono una certa energia interna in funzione anche della loro composizione chimica. Aggiungendo una molecola ad un certo materiale, aumentiamo la sua energia interna. Per il momento ribassa questa definizione, che è anche quella che risulta. Quando ci sono...
succedere che un certo materiale ha una certa parte di energia interna dovuta alla sua composizione chimica. Quando può cambiare stato, per esempio, se ci può essere un altro riarrangiamento del materiale, per esempio un'altra fase del materiale, che nelle stesse condizioni termodinamiche ha un potenziale più basso. Questo è il caso, per esempio, che regola la transizione, tutte le transizioni di fase che poi vedremo in seguito. Però c'è anche un'altra situazione in cui ci sono materiali a contatto o lo stesso materiale in posizioni spaziali diverse che ha potenziali chimici diversi. In questo caso, in funzione del gradiente del potenziale chimico, si può instaurare un moto. Allora, per esempio, un collega che si chiama Ning Lu, sul libro che tra l'altro abbiamo studiato, dice: beh, noi abbiamo il moto su un versante, come osserviamo? Beh, osserviamo per esempio che le linee di flusso sono orientate in questo modo qua. Quali tipi di forze possiamo osservare? Beh, qui per esempio vediamo che le linee di flusso sono parallele praticamente alla gravità, per cui possiamo pensare che la componente energetica che alimenta il moto è proprio la gravità. Qui in superficie osserviamo delle altre cose, per esempio all'interno dei poli vediamo che l'acqua sale anche contro la gravità. Generalmente questa azione è ricondotta all'azione di forze capillari, sulle quali poi torneremo con più dettaglio. E quindi abbiamo, per esempio, la capillarità che agisce. In questo caso la capillarità agisce quando il mezzo non è saturo. E quindi ha a che fare con il contenuto energetico dell'acqua quando il mezzo non è saturo. Poi ci sono vari altri. Qui c'è un gradiente di pressione, per esempio, perché c'è il livello dell'acqua nel corpo idrico recettore in fondo, che determina, per esempio, la posizione, un certo gradiente, un certo carico idraulico al fondo. Allora, abbiamo già detto, il carico idraulico, il modo che abbiamo per rappresentare l'energia è in energia per unità di forza o per unità di volume, che si rappresenta come la lunghezza. Possiamo rappresentare l'energia per unità di volume. E questa di solito è la pressione. Oppure abbiamo anche la terza categoria che non abbiamo tenuto in conto, cioè che voi non avete molto chiara, che è quella del potenziale chimico per energia o per mole. Quando ci sono gradienti di questo tipo qua, noi muoviamo l'acqua. E allora? Perché questo ha senso? Perché, ricordiamo la domanda qual era, si può generalizzare l'equazione di Darcy anche al caso in cui il mezzo non sia saturo? Beh, certo che si può generalizzare, fin tanto che noi andiamo ad osservare che all'interno, che muove l'acqua all'interno del nostro sistema, sono gradienti di questi potenziali termodinamici che possono essere ciascuno di questi tre. In particolare, noi abbiamo il gradiente del carico idraulico, possiamo dire il moto è comunque dovuto a un gradiente di pressione, un gradiente di carico idraulico, un gradiente di potenziale chimico. In particolare, se noi consideriamo il carico idraulico, nel carico idraulico abbiamo la gravità,
z normalmente. Abbiamo poi degli altri termini di pressione. Degli altri termini di pressione qua, e in particolare uno che qui è chiamato suzione, negativo. L'acqua all'interno dei suoli sta in tensione, viene come tesa, e all'interno, se volete, la pressione è minore che all'esterno. Se abbiamo anche dei soluti, e questo è legato al termine di potenziale chimico, abbiamo anche dei termini osmotici. Quindi possiamo costruire un carico idraulico che è complessivo di tutte queste cose qua, e il gradiente di questi elementi muove l'acqua. Allora, HZ di solito è Z. La suzione di solito è una funzione di teta, il contenuto volumetrico di acqua. H0 è una funzione della concentrazione del soluto all'interno dell'acqua, oppure della... di solito si esprime il termine, beh, siccome tutti questi sono dei termini di energia, voi sapete che l'energia è definita a meno di un valore di riferimento. In particolare qui spesso, sì, nel caso dei termini di pressione, il termine di riferimento è la pressione dell'aria. Quindi c'è il termine, si definisce una quantità psi con m, che si chiama suzione, che è uguale al carico atmosferico meno il carico HM. Il carico atmosferico lo si mette uguale a zero, e quindi la psi con m è uguale a meno H con m, ed è una quantità normalmente positiva, considerata positiva. Questo termine ci dà alla fine, ci permette alla fine di dire che la legge di Darcy si può estendere anche ai casi insaturi, perché possiamo costruire dei gradienti di energia che hanno qualche significato. Non so se sono stato chiaro, probabilmente no. Che muovono l'acqua. Il termine di proporzionalità fra il gradiente che muove l'acqua e il flusso che si ottiene è di nuovo una conducibilità idraulica. Questa conducibilità idraulica però dovrà in qualche modo dipendere, per esempio, dal contenuto di acqua del suolo. E quindi la conducibilità idraulica diventa in questo caso un elemento ancora più complesso. Non solo dipende dall'orientazione, può essere un vettore, non solo dipende dalla viscosità, ma dipende anche dalla quantità di acqua che c'è